non si vede niente. Chi è ancora in possesso di una vecchia console, come in questo caso il Game Boy Color, ma abbiamo anche l'Advance, l'SP, avrà sicuramente notato che l'esperienza di gioco ne risente molto se non siamo in condizioni di luce ottimali. Non ottimale, ottimale, non ottimale, ottimale, non ottimale. C'è un metodo per migliorarla? Ovviamente sì, e il metodo è molto semplice. Montare uno schermo IPS. Che cos'è uno schermo IPS? Una modifica nel comportamento dei cristalli liquidi in un LCD che produce un'immagine più nitida e precisa. In questo caso abbiamo comprato la versione per Game Boy Color. Viene fornita in questo modo qua, non c'è bisogno di competenze per quanto riguarda la saldatura e insieme viene fornito anche il nuovo vetro nel caso il vostro fosse tutto graffiato. Ma adesso andiamo a vedere come montarlo. Via la cartuccia dei Pokémon, togliamo le batterie. Qui abbiamo due viti nella parte superiore, due viti centrali e due viti nella parte inferiore. Cacciavite brutto a Y. Scolleghiamo il flat dell'attuale schermo, che è questo qui in alto. Per farlo ci basta tirare su queste linguette in plastica, ce n'è una di qua e una dall'altra parte, e poi il flat si sfila e poi svitiamo le tre viti nella parte inferiore. Questa volta utilizziamo però un cacciavite a stella. In teoria è smontato. Poi prendete un oggettino così, lo infilate qua sopra e lui viene via. Fa leggermente resistenza, ma non è sto granché. Pellicoliamo quello nuovo senza metterci le dita dentro. Adesso io l'ho improntato un attimo, tanto devo solo mostrarvi come si fa, perché questo schermo qui è leggermente più piccolo di questo che si incastra perfettamente. Intanto l'ho improntato così in modo che stia fermo. Dentro la confezione trovate questa protezione che va applicata su questa scheda in modo che questa scheda e la scheda originale non vadano in contatto tra di loro, quindi è un foglio adesivo che applicate così. Poi incastrate sopra la scheda madre, ci mettete le tre viti e magari prima di chiuderlo lo provate. Perfetto, centrato benissimo. Il risultato cambia di parecchio, perché come potete notare io in qualsiasi modo lo inclino lui è sempre super luminoso e il dettaglio è aumentato tantissimo. Con i due flat invece che non abbiamo ancora posizionato posso regolare la luminosità del mio display e con l'altro invece posso variarne la colorazione. Adesso non ci resta che centrarlo e posizionare questi due sensori in maniera corretta. Per centrarlo bene lo mettete tutto in alto e tutto a sinistra e poi andiamo a applicare la pellicolina sopra al display. I due pulsanti sono stati messi negli angoli, sono leggermente adesivi e adesso lo chiudiamo. Insomma, lo riavvitate tutto, rimettiamo le pile. E questo è il risultato finale. Comunque io lo inclini, la luminosità non cambia, lo schermo è molto più nitido e sicuramente giocare così è tutta un'altra esperienza. Posizionando il touch nei due lati dello schermo, mi basta toccare uno per aumentare e diminuire la luminosità e tenendo premuta la parte sinistra posso decidere il colore da impostare. Tenendo premuto i due lati del Game Boy si attiva questo menu, con la parte sinistra ci si abbassa e qui abbiamo anche l'opzione più importante per regolare la centratura dello schermo. Quindi se non è centrato perfettamente potete spostare l'asse X e Y e sarà perfettamente allineato. Oltre al fatto che potete anche regolare la luminosità facendo riferimento ai numeri
Invece sotto, che c'è la modalità colore, ci sono 8 modalità e possiamo vedere il numero. C'è anche la regolazione di pixel, più ci avviciniamo al 4 e più i pixel diventano evidenti. Voglio provare una cartuccia del Game Boy Color. È carino, molto carino. Molto 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 carino. In conclusione, una gran bella modifica che farà risorgere le vostre vecchie console. Mamma mia, sono neanche più capace di guardarlo adesso.